Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play slash run guidata di Dark Souls 2. Oggi andremo ad esplorare la torre della fiamma di Eide. Prima di iniziare vi volevo far vedere una cosa, vedete alle mie spalle quel castello con quella statua enorme? Probabilmente quello lì è il posto dove abbiamo fatto il persecutore. Detto tutto ciò, ah no, ci abbiamo 1000 rune. Ragazzi, una cosa che si può fare, si possono acquistare da questa qua queste gemme vitali. Vedete che non c'è il numero vicino. Qua c'è 3. Significa che ne possiamo comprare solo 3. Questo qua ne possiamo comprare quando vogliamo noi. Compriamole. Che se ci curiamo, non moriamo. Ok. Detto tutto ciò, per andare dove dobbiamo andare da questa parte. Questo l'abbiamo preso. Questo è il posto dove, nella prima puntata, credo che abbiamo preso lo scudo, che adesso non lo siamo più. Ma prossimo, come siamo messi appeso? 55 e 4. Ricordiamo che dobbiamo stare sotto il 70%. Qui vedete c'è una specie di meccanismo che non si muove. Poi vedremo che cosa serve. Andiamo avanti. Qui mi sa che dobbiamo fare tipo 3 km. Sì, non c'è nessuno. Ci dovrebbe essere a un certo punto lo scudo che abbiamo preso. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Ah, poi ci sono pure le fogne. Eh sì, avevo sbagliato. Ah, così faccio vedere anche come si fa a risalire. Bisogna andare di qui e tirare questa specie di leva che alza la grata, così noi possiamo passare. Ragazzi, questa grata poi dopo si abbassa. Se la volete far rialzare, c'è il meccanismo là sopra. Dovete salire e fare tutto il giro per qua e l'andate a prendere. Continuiamo. Tra l'altro, se non mi sbaglio, questa parte qua l'hanno messa anche in Dark Souls 3 Archthrones, sono ragionevolmente certo. Tanto che arriviamo, ragazzi, ve lo dico, se il video e la serie vi sta piacendo e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale, anche nei commenti, fatemi sapere che ne pensate, ragazzi, questo posto è bellissimo. Torre della fiamma di Eide. Vedete questo soggetto? È un soggetto pericolosissimo, lasciatelo stare per i fatti suoi. Ok. Là c'è il castello e... dove sta? E là ci sta un altro boss. Là non ci si riesce ad accedere. Quando sono arrivato qui la prima volta, io pensavo che in qualche modo questa città si poteva andare anche sott'acqua, non si può andare. Qui ci sono i soggetti, vedete quanto sono grossi? Però sono solamente grossi, ma non fanno assolutamente nulla. Andiamo a prendere il falò, lo fai prendere il gioco? Ci riposiamo pure così. Resettiamo. Resettati. Ok. Questi però danno un sacco di rune. Ma vi volevo far vedere una cosa. Allora, ragazzi, là ci sta il boss. Ve lo spiego dopo. Adesso facciamo il tizio qua. I tizi questi qua sono abbastanza semplici. Basta che ci girate intorno e poi dopo li date. Potevamo fare pure zacchete, però non è tanto difficile. Questo qua. Questo qua è un altro di questi qua bianchi che io consiglio assolutamente per adesso di lasciare stare. Poi dopo vi spiego il perché. Questo qua c'è una mazza un po' più difficile, ragazzi, perché ci piglia sempre questa con la mazza. E poi è pure più... tiene più vita. Poi fa pure il terzo colpo. Questo è fedente, ragazzi. Lasciamolo stare a quello. Quello è pericoloso. Ok. Questo è un altro. Saliamo le scale. Questo qui è l'unico soldato strano. Vedete dove sta? Quello là non si sposta da là. Non passa questa porta. Non ci arriva manco la porta e non passa quel ponte. Ok. Lo diamo un secondo. Cerchiamo di non cadere. Facciamoci zacche di mano. Questo è facile. Ok. Allora, ragazzi. Antica armatura da cavaliere. Vedete che si è aperta questa leva? Vedete che... aspetta, mettiamo il binocolo perché sennò ve lo devo far vedere un sacco di volte. Dove sta il binocolo? Allora.
Mettiamo così, così e così. Vedete lì che c'è quella specie di cerchio? Ci sono due leve, una sta qua e un'altra più o meno sta, esce là. E se le attiviamo, quel cerchio là sotto si chiude in maniera tale che non si può cadere da là. Se lasciate il cerchio così come sta, dice il boss, ed è più facile farlo cadere, però il boss è, il boss è proprio facile. Quindi io non lo so, questo qua. Attiriamo, fate come preferite. Vede che cosa succede? Si alza un nuovo cerchio. Dopo tiriamo anche un'altra leva che ne facciamo alzare ancora un altro. Questo qua lo prendiamo. Talisman di Lloyd. L'asta è falò. Vediamo se riusciamo a vedere. Ma non riusciamo a vedere. Guardate ragazzi, l'asta è il drago. Ma ve lo spiego adesso. Allora, qui funziona così, vedete? Questi tizi bianchi sono veramente pericolosi. Sono sempre disattivati, tranne un tizio bianco che sta là e un tizio bianco che sta un poco più sopra, tranne due, diciamo. E si attivano dopo che abbiamo ucciso il boss. Tutti quanti i bianchi invece si attivano dopo che abbiamo ucciso il boss là. Allora, quel drago è difficile da fare. E se non lo volete fare perché è troppo difficile, conviene andare a fare il boss e andare avanti. Poi il drago lo veniamo a fare un'altra volta. Se invece decidete che volete venire a fare il drago, non conviene uccidere quel boss là prima. Perché se uccidete quel boss là prima, si attivano tutti quanti i bianchi. E ogni volta che morite dovete riuccidere i bianchi che vi uccideranno perché sono veramente tosti. Ok. Quindi, ricapitolando, se volete fare il drago, fate prima il drago. Se decidete che è troppo difficile, andate prima là. E poi dopo dal drago ci tornate un'altra volta. Riprendiamo la spada. Entriamo qua dentro. Qua ci sono tre tizi, però gli altri due per adesso non vengono, ne viene solamente uno. Poi quando, dopo che è morto, gli altri due dicono vabbè. Vediamo. Questo c'è uno spadone ancora più grosso. Però mi sembra che questo tre zacchete e muore. Ok. O vengono tutte e due. Due sono pericolosi. Se però ce ne scappiamo da quest'altra parte, vedete? Che è successo? Si è aperta la leva. Quell'altro là se ne va. E adesso ne dobbiamo fare solamente uno che non è tanto pericoloso. Cioè, basta. Questo è sempre il solito che bisogna girargli attorno. Un altro zacchete. Grazie. Ci hanno anche un discreto ammontare di rune. Attimo, ma ora lo faccio proprio vedere preciso. Da là ci ha preso con il colpo del ritorno. Che gentaglia. Ma ci siamo messi l'anello a più 1. Se ci mettiamo l'anello a più 1 è meglio. Ci danno più rune. Ok, allora guardate qua. Da questa parte si va verso il boss. Vedete questo tizio bianco? Allora voi ci potete andare al momento anche qua e fare le pernacchie. Quello là non fa niente. Se fate il boss, quello non aspetta nemmeno che ci arrivate vicino. L'unico problema è che questa parte, la parte del drago, è veramente tosta, ragazzi. È 10.000 volte più difficile che il boss. Chissà se. Vedete, se avessimo messo i punti nell'arco, potevamo tirarci quello. Vediamo se mettiamo un coltellino da questa parte. Se ce lo riusciamo a tirare a quello. Zaccate! Vengono tutte e due, ragazzi. Questo è calcolato. Usiamo queste. Usiamo le gemme vitali, va. Teoricamente il soldato se ne dovrebbe andare e quello bianco dovrebbe essere quello là più semplice. Dovrebbe arrivare prima. Il problema è che quello bianco è veramente tosto. Fa un sacco di colpi. Un soldato se n'è andato. Però è probabile che viene. Vieni qua. Perché si è fermato? Aspetta, forse quello là se ne va, il bianco. Il bianco se n'è andato, ok. Tipicamente il bianco viene e questo qua se ne va, però. Dipende.
Adesso il bianco, che tosto. Ah, ci siamo dimenticati di... Ragazzi, ragazzi, questa è la testa che non funziona più. Allora, qui, esattamente qui, vedete, c'è questa leva che adesso fa alzare un altro livello della circonferenza. Così adesso da là non si può cadere più. Andiamo a fare il bianco, ah. Bianco, vieni qua. Dove scappi? Affrontiamolo qua dentro. Questo se ci riusciamo a fare un criticozzo è abbastanza semplice, però pure prenderlo per fare il criticozzo è difficile. Poi fa queste mosse, tenete sempre lo scudo alto. Poi si gira pure dietro, se ci state dietro, quello là se ne accorge e si gira dietro. Qua, criticozzo, è andato. Vediamo se riusciamo a fare un po' di zack, intanto che si alza. Questo qua è andato. Ma ce ne sta uno ancora più difficile. Non è vero, non è più difficile. Però se va a chiappa vi fa male. Usiamo lo scudo, usiamo lo scudo. Bello. Questo qua c'è la lancia. Il colpo, il punto debole è quando fa un attacco in salto. Dopo che ha fatto l'attacco in salto è facilissimo fare gli criticozzo da dietro. Ok, vediamo un secondo che cosa fa. Questo. Non so se riusciamo a fare un paio di zacchete. Però poi no, non finiamo la stamina. Oh, lo potevamo prendere. Aspetta. Ok. Perfetto. E adesso c'è il drago. Allora ragazzi, per fare questo drago è un casino. Sostanzialmente dobbiamo andare, quello ci butta il fuoco, dobbiamo far salire la nostra difesa a fuoco il più possibile. Vedete questo scudo? Questo scudo, vediamo se ce ne abbiamo qualche altro. Questo c'è difesa dal fuoco 60, vi faccio vedere. Vedete qui difesa dal fuoco 60, e credo che è quello che ha la difesa più alta. Se teniamo lo scudo su, ci dovrebbe aumentare la difesa da fuoco. Quindi l'idea è che quando il tizio... Il combattimento funziona così. Noi ci andiamo sotto e ci arriviamo sulle gambe. Quello là alza una gamba alla volta e cerca di calpestarci, però non ci dovrebbe riuscire. Aspettate, togliamo pure i pugnali che non ci servono. Quando arriva più o meno a metà vita potrebbe andare in alto. Quando va in alto, se ci prende col fuoco, ci sobbalza e ci può buttare giù. Quello che dobbiamo fare è stare al centro dell'arena con lo scudo alzato e pregare. Dopo che è sceso, ci curiamo. Ok. Appena arriviamo sopra che si alza, ce la facciamo di corsa e andiamo dietro alle sue gambe. Quello già sta alzando, vedete? E la prima cosa che fa, fa una super fiammata che adesso cerchiamo di schivare. Ok. Bastone. Ma ce l'abbiamo, è lo che ci dà l'energia. Ok. Ci ha preso. Ok, adesso si alza. Prepariamo una fiaschetta, scudo alto. E ci curiamo. E poi scende. Pure una gemma. Poi lo diamo. E fermi. L'abbiamo dato. Ragazzi, abbiate fiducia nello scudo. Ok. E questo qua abbassiamo. Adesso si abbassa il cancello, il punto elevatorio qua. Attenzione, non ci può finire in testa. E incredibilmente qua ci sta ancora un altro boss. No.
Gemma vitale della diosa antica. È un'effigie umana. Adesso, una volta che avete fatto, se non fate il drago, questo qui è purtroppo è il modo migliore per arrivare fino a qui. Guardate anche quanto è bello questo posto. È veramente bello. Se non riuscite, se riuscite a fare il drago, e qua c'è un altro boss, e non riuscite a fare il boss, se ve la fate di corsa dal falò, riuscite a passare tutto, perché il drago non fa il respawn, e riuscite ad entrare giusto giusto nella nebbia. Ok. Detto tutto ciò, questo boss, ragazzi, si schiva a destra. E basta. E poi dopo, a un certo punto, salta in alto. Quando salta in alto, andatevene lontano, perché fa un colpo magico oscuro. È pure abbastanza semplice da fare questo boss. Michele aveva detto che si poteva anche non schivare. Ah, infatti si può anche non schivare. Però ci pigliamo il ritorno. E qua. Questo è il salto. Dopo ci andiamo sotto. Allora, se andate dietro i pilastri, vi potete curare. Potete utilizzare anche i pilastri come metodo per curarvi. Certe volte ci carica quando si allontana. Però in questo modo, se si mette vicino al pilastro, non ci fa... Ok, questo è il vecchio ammazzadraghi. Ci dà l'anima che non ce la vendiamo, e questo anello del leone. Questo già l'abbiamo spiegato, la meccanica del contrattacco. Questo qui aumenta la potenza dei contrattacchi da fondo. Quindi quando fate un contrattacco, però vi ricordo che il contrattacco si fa solamente con l'affondo, così. Ok. Questo c'ha lo scudo del tizio che abbiamo incontrato ieri. Questo è un altro patto che per adesso non si può attivare. Poi ci torniamo. Farma da chierico, che è sempre uno scudo, e poi uno scudo a torre. Questo è tosto, sto scudo a torre. Se non mi sbaglio. Guardate, c'ha 100, c'ha 40, 75 da fuoco. C'ha 70 di stabilità qua sotto. Questo, quando parate con questo, vi consuma pochissima stamina. Però guardate quanto pesa, 13 kg. Non lo riusciremo mai a utilizzare. Mentre questo qui, che faceva? Chi impugna questo scudo sarà benedetto la fortuna sul campo di battaglia. Non so se fa droppare qualcosa in più. Però lo scudo di Dranglake sarà molto meglio, sicuramente. È buono, è bellissimo lo scudo. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Transient being, you would never be gone. You are not needed. Ok. Poi, per venire a parlare con questo la prossima volta, non dobbiamo fare tutto il giro, perché qua ci hanno messo un falò di cortesia. Ragazzi, lo tocchiamo solamente. Non ci riposiamo, perché abbiamo una fiaschetta e dobbiamo fare ancora un boss. Ce la facciamo abbondantemente, perché il boss che dobbiamo fare adesso pure è uguale a questo che abbiamo appena affrontato, nel senso che ci dobbiamo sempre girare verso dalla parte che tiene lo scudo. L'unica cosa, dobbiamo affrontare ancora un tizio. Anzi, vi faccio vedere due cose, va? il modo più sicuro di affrontare l'aria. Adesso torniamo indietro, sono sempre tutti quanti morti. E se per caso vi dovete riposare al falò perché state proprio messi male 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 male, una cosa che si può fare è teletrasportarsi a quell'altro falò
escono solamente quei mostri là, perché se vi ripostate da questa parte dovete fare tutta questa gente, compreso questo con la lancia e questi due che vengono insieme. Adesso qua ci siamo dimenticati pure un drop, perché è sempre il problema della testa, ragazzi. Benedizione divina, questo qua vi cura e vi toglie gli elementi di stato. Maggiulla, vedete quella torre? Quella è la torre di Maggiulla, dove sta il tizio che ci sono il numero di morti? È esattamente là. Dobbiamo trovare un posto per fare lo screenshot della puntata qua. Ok. Andiamo avanti. Torre della fiamma di Eide. Noi siamo venuti da quella parte. La puntata di oggi la chiamiamo solamente Torre della fiamma di Eide, perché sennò il titolo esce troppo lungo se ci vogliamo mettere pure quell'altro posto. Non mi ricordo manco come si chiama. Ok. Detto tutto ciò, ci sta ancora. Là ci sta uno bianco con la cassa e qua ci sta uno non bianco con la mazza. Andiamo con questo non bianco con la mazza. Due zaccate. Madonna, ma ci piglia pure col ritorno questo. Ok, costa un'altra gemma perché mi sono messo paura. Quello là, ragazzi, per adesso non lo facciamo. Andiamo a fare il boss. Eh? Lo facciamo sempre a colpi di zacchete. Cavaliere dei draghi. Ci giriamo sempre a destra perché quello fa così e noi facciamo zacchete. Due volte. Cerchiamo solo di non cadere giù. Ho sbagliato questo qua. Tiriamocela un po' più da questa parte. Mettiamo pure lo scudo se vogliamo parare. In questo gioco gli scudi sono potentissimi. Che fa? Abbiamo finito la stamina, ragazzi. Abbiamo finito un'altra volta la stamina. Ci ha preso con un colpo di ritorno. Usiamo un'altra gemma vitale. Allora, ragazzi, anima di cavaliere dei draghi. Mo, vi ricordate quello bianco che abbiamo lasciato là? Vedete, si è attivato perché abbiamo fatto il boss. Però qua non ci arriva perché il cavaliere bianco arriva massimo fino a qua. Adesso siamo un'altra volta sopra e non ci riposiamo ancora. Però la Elicia, dopo ci veniamo a parlare. Accendiamo il falò così se moriamo iniziamo da qua, perché adesso tutti i cavalieri bianchi si sono attivati. Che bello, ragazzi, questo posso. Secondo me ce lo facciamo qua lo screenshot. Oh, ma vediamo un attimo. Tanto ho capito, ho trovato anche un bel sistema per fare gli screenshot della puntata. Guarda qua, il bianco sta. Là. Poi certe volte questo bianco non sa manco lui che deve fare. Vedete, sta fermo. Forse andiamo piano piano, ci facciamo un bel criticozzo. Però quello, certe volte se ne accorge. Andiamo piano piano con lo scudo. Andiamo veloce con lo scudo. Però si stava girando, avete visto? Quello se ci girava, ci pigliava. Bianco. Ok. Andiamo qua. Prendiamo questo. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Anello del vincolo. Che fa sto coso? Limita la riduzione di PV da essere vuoto. Ecco qua ve la devo spiegare. Ogni volta che morite, ci avete sempre meno vita massima. Se vi mettete quell'anello, la riduzione di vita massima che vi dà ogni volta che morite diminuisce, quindi sostanzialmente serve per utilizzare meno effigi. Se avevate, questo ve lo devo far vedere, qui c'era anche l'evocazione, un segno di evocazione, però avete visto, è proprio facile questo qui, è molto 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 semplice, basta semplicemente girargli a destra. Ok, abbiamo pure un sacco di anime. Ma facciamo una cosa. E abbiamo comprato pure la pietra da. Dovremmo avere due pietre per la. Come si chiamano? Eccoli qua. Due rami profumati del passato per la depietrificazione. Parliamo con Licia. Parliamoci. Parliamo con Licia, va. Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice of which I am a disciple.
I can see that you are well suited to comprehend their wondrous power. But the cost of it, that's for your heart to decide. Questa qui vende la campana sacra da chierico, noi non la utilizziamo. Poi vende questo anello che aumenta la fede, ragazzi. Gli anelli che aumentano un singolo attributo lasciano, secondo me, il tempo che trovano. A meno che non volete fare cose estremamente particolari, però secondo me nelle prime partite non è che sono proprio il massimo. Poi ci sta questo qui che è bello, questo qui sostanzialmente è un miracolo che vi permette, è l'osso del ritorno in forma di miracolo, però secondo me non conviene prenderlo. Non lo so, vedete un attimo voi. Comunque ci sta pure un altro miracolo che, aspetta un secondo, è guarigione, che costa solo 12 di fede e ci avete, diciamo, più o meno 3 fiaschette in più, qualcosa del genere. Secondo me valgono un po' come di 3 fiaschette, però. Aspetta, questo forza, vediamo un secondo che fa. Onda d'urto che scuote i nemici. Vediamo, estinguiamo il dialogo, ragazzi. Questo qua si sposta a Majula. Just speak up if you... That's why I... I'd heard awful rumors about this place. And the king... Il re è sparito. Ravaged. I fear that by now they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well. E soprattutto, come ci sei arrivato? Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world. And such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... And being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude. I expected this cathedral to be bustling, but there's hardly a soul to be found here. Without any goings on, I'll have to move soon. To a place I could gull the... Sorry. Help the gullible by teaching the good word. Avete capito, Alicia di Lindeld. I expected this cathedral to a place I could... Lascia fare. Ci siamo riposati? Ok, riposiamoci. Ah, poi devo spiegare pure il falò ascetico, però per adesso... Appena troviamo un falò ascetico lo spieghiamo, eh? Ok. Adesso andiamo da questa parte. E se non mi sbaglio, attorno a questa torre non ci sta niente da questa parte. Esatto. Però qua sotto ci dovrebbe essere un pezzo. Allora, vediamo un attimo qua sotto. Eccolo là. Porta fortuna nel monastero. Vediamo questo qua che fa, che mi sono dimenticato. Non è nessuno di questi. Cura l'avvelenamento e ripristina i punti vita. Questo qua è pure buono, tra le altre cose, perché ci sarà un certo punto che ci avveleneranno senza sapere né come né perché. Ok. Andiamo diritto, bisogna... Oh, questo me l'ho dimenticato. Ci sta pure... L'ho fatto un'altra volta. È un successo incredibile questo. Un altro poco ci faceva. Ci saremmo dovuti andare a prendere il livello, ragazzi. Questa cosa che stiamo facendo adesso è una scemenza incredibile. Qua ci dobbiamo andare a prendere subito il livello. Troppe rune, troppe rune. Ok. Allora, questa parte qua l'abbiamo fatta. Pure perché qua sotto c'è il camaleonte. Che non è difficile, per carità, però... È sempre il camaleonte. Non si sa mai. Pure perché mi sembra che è il camaleonte più due. Tra le altre cose. Ok, andiamo prima da questa parte che ci sta questo soggetto. Questo è sempre il soggetto che abbiamo incontrato pure nel giardino.
Poi fa così e noi lo diamo così. Abbiamo sbagliato. Due. Però questo qua si piglia molto facilmente da dietro, teoricamente. Gli scudi in questo gioco sono veramente potentissimi. Ok. Qua c'è una cassa che è super buona. Perché ci dà una polvere d'osso sublime. E questa polvere d'osso sublime quello che fa è ci fa potenziare l'efficacia delle fiaschette. Nel senso che quando usiamo la fiaschetta ci cura di più. Esatto. Qua non c'era un invisibile se non mi sbaglio. Ok, torniamo su. Scendiamo giù. Ok. Non vorrei che ci siamo dimenticati. Ma no, non ci siamo dimenticati niente. Allora, qui stanno un po' di nemici. Se riusciamo a colpire. Qua ci sta il camaleonte. Più due. Quel problema è che il camaleonte ci salta addosso. Basta tirarselo. Ok. Questa qui è una statua che non ci fa passare, ragazzi. Utilizziamo il ramo profumato del passato. Ma ci abbiamo tutte quelle rune. Ok. Mentre qui c'è un nemico che apparentemente è tosto. Questo super elefantone. Curatevi sempre lontano, ragazzi. Un colpo di proboscide. Ci manca un altro zacchete. Abbiamo dato sul muro quell'altro zacchete. Ok. Questo fa male se ci acchiappa. Perfetto. Qui c'è un altro frammento di fiaschetta Estus. E poi non mi ricordo se sui lati c'è qualcos'altro. Mi sembra di no. Qua c'è qualcos'altro. Dall'altra parte c'è una porta chiusa. C'è il 7 da cavaliere. Andiamo da questa parte. Qua c'è una porta chiusa che non si può andare avanti. Dobbiamo riscendere giù, perché questa qui era un'area opzionale. Abbiamo avuto l'accesso solamente perché abbiamo depetrificato il tizio qua. Andiamo avanti. Adesso non so se vi devo fare lo spoiler dell'area successiva o meno. Qua non ci sta niente, per qualche motivo. Comunque, andiamo per di qua. Purtroppo questo hanno messo un labirinto così. Qua troviamo un falò, ci riposiamo pure. Sì, riposiamoci. Questa è la via segreta per Eide. Andiamo da questa parte. Ci sono giusto un altro paio di soggetti. Non dobbiamo fare così. Perché se no facciamo lo spoiler. Ragazzi, dobbiamo finire assolutamente qui la puntata. Però prima di finire la puntata, naturalmente, andiamo a Majula. Perché abbiamo preso una fiaschetta, il potenziamento dell'efficacia delle fiaschette. E poi abbiamo un sacco di roba.
dobbiamo controllare pure se possiamo potenziare le armi. Vediamo un secondo. Ci servivano altri due pezzi. Ne avevamo solamente uno. Rinforza arma armatura. No, questo non è che per caso ci vende frammenti di titanite. E noi ci servono frammenti grandi di titanite. Vabbè. Non possiamo fare niente. Ok. Ricordiamoci come siamo messi qua. Ci vogliono 12 di destrezza e 16 di forza. Is that a here to see light, to see however faint. Alzo livello. 16 di forza e 12 di destrezza. Oh ragazzi, avete visto quanti livelli che abbiamo fatto? Incredibile. Non me lo sarei aspettato. Allora, vi devo far vedere anche un'altra cosa, perché mi sembra giusto. Ci abbiamo altre 31.000 rune. Vediamo un attimo come siamo messi con il carico. Se cambiamo, perché questo scudo qua pesa 1,5 kg. Questo pesa 6 kg. Ce la facciamo ancora a portarlo? Questo è buono, sto scudo, ragazzi. Allora, adesso vi devo far vedere un'altra cosa. Vedete questo C, D e B? Quest'arma qui ha bisogno di 10 di forza e 9 di destrezza. E ci dà il danno base. E la possiamo utilizzare. Se un'arma ha un requisito, prendiamo questa spada qua, vedete? Questa ha bisogno di 25 di... Ah, mettiamocelo un secondo, dai. Così spieghiamo anche quest'altra cosa. Vedete quest'arma qui? Adesso non ce la facciamo, perché ci vogliono 25 di forza e 20 di destrezza. Questo non è un buon esempio, però. Questo qua è buono, un buon esempio. La spada bastarda. Non la possiamo utilizzare. E infatti, se vedete, qui nel danno fa 140 meno 16, perché non abbiamo abbastanza forza per utilizzarla. Infatti, guardate quanta stamina consuma. E poi c'è anche una X in basso a sinistra dove c'è la spada. Adesso, se la impugniamo con due mani, scompare la X. Perché impugnando una spada con due mani, e questo meno numero negativo diventa positivo. Quello che succede impugnando la spada con due mani è che i requisiti di forza si dimezzano, se non mi sbaglio. Nel senso, se ci vogliono 20 di forza, basta che ne avete 10, però cioè, ne vuole di meno, sostanzialmente. Non in tutti i Souls è lo stesso numero, perciò non me lo ricordo. Certe volte è il 50% in più che vi dà, certe volte è il 100% in più. Qui mi sembra che è il 100% in più. Però ancora non possiamo utilizzare questa qua nemmeno una mano, perché c'è il problema, vedete, della destrezza che non ce la facciamo. Ok, quindi questa è una cosa. Un'altra cosa, comunque voi provate, mettete a due mani, se esce la X significa che non funziona. Un'altra cosa, spada lunga di fuoco, questa qui dice che, dove sta? Qua. Dice che c'è C qua, c'è D qua e c'è B qua. Così sono le tre indicative che più sono vicine alla A, oppure se è S, S è ancora più grande di A, significa che più forza avete e più danno fa. Più è vicino alla A e più forza avete, fa ancora più danno. Questo qui scala con questa fiamma qua, con B, e se andiamo a vedere la guida, quella caratteristica qui è influenzata da fede e intelligenza sugli attacchi da fuoco. Quindi significa che se mettiamo fede e intelligenza, comunque la spada fa più danno. Il problema è che per adesso ci serviva sicuramente l'arco, ci serviva lo scudo, e quindi è inutile mettere punti in fede e intelligenza, dato che comunque i punti in forza e in destrezza è vero che scala di meno, però adesso abbiamo gli attributi così bassi che non fa tanta differenza. Infatti adesso possiamo vedere, prima questi numeri erano quasi uguali, adesso che abbiamo aumentato di tanto, questo qui è aumentato di più. Questo è solo 17, e questo più 29 e più 17 sono i danni che provengono dallo scaling, così si dice. Ok, detto tutto ciò, andiamo qua. Adesso, ragazzi, qua dipende da voi. Fino a quando andiamo le armi leggere, tempra può andare anche bene. Vigore aumenta pure il carico, questo
quasi quasi a 10 di vigore ci andrei. Sì. Però cioè, abbiamo il carico giusto. Ragazzi, se morite prendete vitalità. Se volete un po' di un colpo in più prendete tempra. Se volete più danno prendete forza o destrezza. Facciamo così. Mettiamo 3 livelli qua. Portiamo questa a 10, questa a 15 e basta. Andiamo avanti così. Tipicamente potenziare l'arma aumenta il danno molto di più che i livelli. E con la roba che ci è rimasta dobbiamo... Adesso possiamo mettere l'arco. Dovevamo mettere un po' di carico, siamo 67, siamo proprio vicini vicini al limite. Dobbiamo andare a comprare le frecce. Però le frecce non le andiamo a comprare qua. Vi faccio vedere. Questo qua vende le frecce. Queste qua vende le frecce di legno che costano 10. Però ci sono anche le frecce di ferro. E le frecce di ferro fanno molto più danno. Fanno 85 invece di 50. Le frecce le andiamo a comprare dall'altro fabbro, che ne vende, ne dovrebbe vendere infinite. L'altro fabbro si trova esattamente qua e qua. Bottega di McDuff. Che poi l'ha detto lui che si chiama McDuff. Pure in inglese parlava, quindi si chiama così. E ragazzi, là ci stanno i cani. Adesso pure che siamo qua ci facciamo le pernacchie e non vengono perché la porta è chiusa. Se la aprite, poi vengono. Ciao McDuff. A questo oggetto. Vedete, queste qui ce n'ha infinite. Costano 30, costano un poco di più, però. Compriamone 60. Ok. L'equipaggiamo pure. Qua. Queste qui sono, si usano con R1, RB. Queste qui con R2, RT. E questi qui sono i dardi funzionano con le balestre. Abbiamo pure delle frecce di fuoco, però non le utilizziamo per adesso. Ok. Andiamo a comprare un altro po' di gemme. Io, quando inizio un'area nuova, ragazzi, spendo tutto. Fra frecce e gemme. Non sono mai abbastanza. Questo oggetto, questo qua, ci vende sempre le gemme. 3. Ragazzi, questo è quanto per oggi. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata del Let's Play / Run Guidata di Dark Souls 2. Ciao!